Ciao ragazzi, vediamo adesso come si suona il pezzo nel dettaglio. La prima parte, ma se dovessimo spiegare, comincia con un do basso, vedete, con il taglio in mezzo sotto la prima riga, poi ci sono quattro la nel secondo spazio e a scalare sol, fa, re, fa. Si comincia con il pollice e i quattro la devono essere suonati con il mignolo verso destra. Vediamo come si suona. Do con il pollice, quattro la con il mignolo. E poi a scalare sol, fa, re, ancora con il pollice, fa ancora con il terzo dito. Lo rifaccio. Seconda parte, in pochissime parole. Questo assomiglia moltissimo al pezzo precedente. Ci sono sempre nel secondo spazio quattro la, 1, 2, 3 e 4, da suonare con il quinto dito con il mignolo, in modo da avere a disposizione gli altri per scendere verso il do basso. Quindi 4 la, 1, 2, 3, 4 nel secondo spazio, poi sol, fa, do, fa. Vediamo come si suona. Sol, fa, do, fa. Lo rifaccio. Il pezzo successivo è lungo, però sono piccole parti che si ripetono simili. Il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, da suonare in una volta sola perché lui non si ferma. Due la, poi lo schema si bemolle nel terzo rigo con la B del bemolle davanti, vedete? Si bemolle la, sol, fa, re, fa. Re fa ancora, poi lo stesso schema di prima, si bemolle la sol fa, che ripete ancora un'altra volta, si bemolle la sol fa, la sol. Vediamo come si realizza. Terzo dito sul la e poi il quarto dito sul si bemolle. Indice sopra per suonare il re e il quarto sul fa. Questo è un passaggio abbastanza complicato, lo rifaccio. A questo punto il pollice sul re e si ripete lo schema. Si, la, sol, fa, si, la, sol, fa, la, sol. Scusate, i guanti sono un po' larghi. Fermiamoci qua però, alla fine della terza riga, poi nella verifica mi suonerete le prime tre righe due volte, visto che comunque c'è la parte difficile del passaggio tra il re e il fa con le dita, tra la fine della seconda e l'inizio della terza. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo tutorial e ditemi se non è abbastanza chiaro. E buona aula musica, Robby a tutti!